Passione, sudore e tenacia sono questi gli ingredienti che hanno fatto dell'uragano Pirri una squadra storica. Costanzo Chessa era poco più che un ragazzo quando la fondò. I primi anni l'uragano li ha passati in un campo segnato dalla guerra che la società sistemò nel migliore dei modi. Poi il trasferimento nel campo di Via Vesalio, che per 33 anni diventò la loro casa. Ma di chi era il campo? No, era degli eredi di Manassi. Lui ce l'aveva dato in concessione, la vedova. E praticamente è passata praticamente la vedova ha venduto al nipote e il nipote si è sloggiato. Quello che una volta era il punto di ritrovo per tanti giovani promesse del calcio, oggi è terreno fertile solo per le strepaglie. In via Vesalio non ci si cura del pericolo incendi, mentre il tempo consuma i resti dei ricordi. Eppure il presidente aveva tante idee per rilanciare il campo. Io avevo intenzione addirittura di chiedere il ministro Boni e farlo in sintetico. Ho fatto la proposta al comune un sacco di volte perché in zona centrale di Corbando è un bell'impianto al centro di Pio, però il comune ha risposto tutto, sempre, non ci è mai venuto incontro da questo punto di vista. Dopo lo sfratto di 8 anni fa, la società si è trasferita nei campi di Terramaini. Tuttavia, c'è già bisogno di manutenzione e l'uragano spera che il comune lascerà loro l'accesso allo sterrato per allenarsi durante i lavori e per permettere alla società di crescere.